stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, va in scena la quinta giornata del girone C di Serie C Now con le gare del lunedì. Turris e Picerno, inedita sfida ad alta quota dove la Turris è ancora in battuta in campionato, 3 vittorie consecutive nelle prime 3, pareggio pirotecnico a Messina per 3-3 per gli uomini di Bruno Caneo che si trovano al primo posto in classifica insieme alla Juve Stabia. Dall'altra parte il Picerno ha perso solamente al Massimino contro il Catania, poi 2 vittorie e un pareggio nell'ultimo turno secco 4-0 al Giuliano. A dirigere l'incontro Luca De Angeli della sezione di Milano con mister Emilio Longo che torna a Torre del Greco dove ha allenato nel 2009-2010 ed è proprio il Picerno di Longo che va in vantaggio al minuto numero 4, stacco perentorio di testa di Murano sul cross preciso da destra di Novella, una delle specialità della casa per il bomber del Picerno che trova il secondo gol in campionato e inizia la magica serata del Picerno e del suo attaccante. Risponde immediatamente la Turris sempre con un colpo di testa, quello di Cocetta che incorna benissimo sul cross da parte di Kum, schema perfetto da parte dei padroni di casa e prima rete dai professionisti per il prodotto del vivaio dell'Udinese. Nemmeno 600 secondi e già la gara ha visto segnare sia la Turris sia il Picerno. Turris che al minuto numero 19 ha una grandissima occasione con l'errore di Novella, reinserimento da parte di Contessa ma il terzino manda a lato il pallonetto sull'uscita del portiere. Picerno che si riaffaccia in avanti con il colpo di testa di De Cristoforo che impatta bene ma trova solamente l'esterno della rete sul cross proveniente dalla destra. Palla inattiva con il corner per gli ospiti e il colpo di testa questa volta da parte di Albadoro, tentativo bloccato facilmente in questa occasione da Fasolino ma dopo nemmeno un minuto contropiede lampo da parte della Picerno. Vitali ruba palla a centrocampo, lancio in profondità per Murano che segna la doppiata personale con uno scavetto delizioso superando Fasolino in uscita, gol bellissimo e ripartenza da manuale gestita al meglio da parte dell'ex Avellino e Potenza che bissa la rete di pochi istanti fa nel primo tempo, 2-1 per il Picerno. Turris che va vicinissimo alla rete del 2-2 con la palla che arriva a Contessa, tiro dal limite dell'area, conclusione che finisce fuori di poco. Primo tempo davvero divertente a Torre del Greco con tante occasioni da una parte e dall'altra che trova il Picerno avanti dopo i primi 45 minuti sul 2-1, ripresa che inizia proprio con gli ospiti subito pronti a ripartire. Qui scambio fra Murano e De Cristoforo, destro di prima intenzione da parte del numero 4 che finisce alto sopra la traversa, la potenza c'è meno la precisione da parte del centrocampista degli ospiti. Ospiti che creano i presupposti per il Tris, tacco di Novella per l'inserimento da parte di Vitali, decisiva la deviazione di Miceli in calcio d'angolo ma pochi minuti dopo eccolo il Tris ed è sempre Murano servito in maniera perfetta da Guerra, in fila per la terza volta il pallone alle spalle del portiere della Turris, tripletta personale, la prima in carriera tra i professionisti e 11° gol subito dalla difesa della Turris, seconda peggiore difesa del girone C, addirittura va vicino al 4-1 il Picerno con Diop che non approfitta del buco fra Miceli e Fasolino, termina l'incontro a Torre del Greco sul 3-1 per il Picerno, secondo successo di fila per il Picerno che aggancia i rivali a quota 10 in classifica.